Quindi passo la parola alla professoressa. Credo che sia doveroso cominciare con una barzelletta che ha la grande circolazione in Unione Sovietica. Perché il marxismo-leninismo non è una scienza? Perché se fosse stata una scienza l'avrebbero sperimentato sui topi. Detta questa, io non sono tanto d'accordo sull'ingegneria umana. Ingegneria sociale io intendevo una cosa molto precisa, cioè che tu hai in mente un modello di società e che pensi dall'alto, bene o male, di poter riuscire a costruirlo, cioè fare come una cosa ingegneristica in questo senso. L'umana mi lascia più perplessa, non faccio il papa e non mi addentrerò in questi meandri. Vorrei allora a questo punto dire due parole sul problema della comparazione. Io ritengo da storica che comparare sia uno strumento d'analisi fondamentale. Detto questo, le comparazioni servono a vedere non solo le similitudini e le analogie, ma anche le differenze, e in questo a farci capire. Il problema del comparare nazismo e stalinismo è che rimettono sullo stesso piano, vengono, come dire, implica metterli sullo stesso piano. Io personalmente non sono idiota, sono fenomeni completamente diversi. Ritengo di aver avuto la fortuna di non essere finita né nell'uno né nell'altro personalmente, però hanno veramente, sono fenomeni molto diversi, hanno indubbiamente anche delle cose in comune, se non altro il fatto di essere in una regione o per l'altra regioni molto complesse, tutti legati alla crisi della modernità che la prima guerra mondiale rivela, e da questo punto di vista dobbiamo tenerne conto. Io credo anche che è in questa chiave che andrebbe riformulata la categoria del totalitarismo, perché ideologizzata come è stata non serve a niente. E d'altra parte i primi lavori, ci sono pochissimi lavori effettivamente comparati, perché per comparare bisogna prima conoscere bene, conoscere la realtà. Ora, noi abbiamo sulla Germania nazista una bibliografia ormai sterminata, abbiamo studi anche molto fini, anche molto di dettaglio, il nostro quadro è molto, come dire, è molto preciso, mentre sullo stalinismo di fatto si lavora semplicemente da ormai solo da 20 anni, da che è crollata l'Unione Sovietica, perché prima gli archivi erano chiusi, cioè noi ci troviamo a studiare una storia, ma anche la storia della rivoluzione, in parte anche la storia della vecchia Russia zarista, che erano sotto segreto. Quindi, per quanto gli storici russi, va veramente reso omaggio, lavorino tantissimo, prima che si arriverà a avere una quantità di informazioni che renderà possibile la comparazione, ci vorrà del tempo. Quello che per ora si vede, quello che è certamente molto utile per i russi è usare le tecniche e le metodologie affinate da chi ha studiato altri sistemi simili, perché questo gli permette di andare più svelto. Però appunto servirà molto tempo, anche perché poi la storiografia russa è di fatto molto tradizionale, cioè molto positivista, e in un certo senso grazie al cielo preferisco che mi ricostruiscano la storia del gulag e della collettivizzazione decreto dopo decreto piuttosto che la storia della moda. Cioè, però manca una storia fattuale per molti versi. Quello che si è fatto negli ultimi, da che si sono aperti gli archivi, si sono cominciate a indagare ovviamente le pagine meno note. Il gulag è l'universo repressivo, ormai sul gulag c'è una letteratura, una massa di documenti anche pubblicati, considerevoli, che permettono di poter cominciare a bozzare delle sintesi, anche se naturalmente ci saranno ancora molti studi che ci permetteranno di affinare, di capire meglio storie di singoli campi. C'è una letteratura sconfinata, cioè io personalmente le cose che non ho ancora letto sono sempre infinitamente superiori a quelle che sono riuscita a leggere. Questa è una situazione, quindi, da una parte per fortuna, perché se no ti annoieresti, dall'altra a volte è più angosciante, perché sei schiacciato dal fatto che io ho metri di scaffali di libri, e spesso su dettagli, spesso su un libro di dettaglio tu capisci un particolare che fino allora ti era sfuggito, per cui ben vengono. Ci sono tantissimi poi gruppi locali che ricostruiscono storie di singoli campi, sono tutte diverse, allora metterle insieme permette di capire sempre meglio, di affinare. L'altro grande settore su cui si è lavorato, e credo che ormai anche lì si può andare avanti, naturalmente si può precisare, si possono studiare altri aspetti, però è la collettivizzazione,
cioè i due grandi momenti di vuoto che c'erano, questi sono stati i primi che sono stati colmati, e hanno implicato un lavoro grandissimo da parte di gruppi di equipe di storici che si sono messi a scavare negli archivi, semplicemente perché gli archivi russi tra l'altro sono sterminati, questi hanno tenuto tutto, si pensava che ci fosse molto poco, in realtà ricostruire la trama delle repressioni decreto dopo decreto, all'epoca dopo il 91, quello che era stato il KGB, e alla fine è stato costretto a cacciarli quando c'è stata l'apertura degli archivi, che purtroppo è stata parziale, nel senso che loro continuano a tenere una grossa parte degli archivi, che sono accessibili al pubblico solo passando attraverso determinati canali, il che è abbastanza complicato, e la cosa più grande, e il periodo, il problema più grande per cui non sono archivi aperti è che non è aperto l'inventario. Per cui in realtà tu vai a chiedere su una determinata cosa, ma loro poi decidono cosa darti. Per la storia della collettivizzazione c'era uno straordinario storico russo che si chiama Viktor Danilov, che è quello che ha veramente fatto la storia della collettivizzazione, uno che aveva fatto pure la guerra a 16 anni, ed era una persona straordinaria, bene, e lui era un uomo di una testardaggine spaventosa, è riuscito a far scrivere in russo, è stato più semplice di ieri sì che non continuare a combattere, e lui andava da questi signori e diceva: voi avete il tarlo, non c'è. Alla quindicesima volta quello, perché Gebbe non ne poteva più, glielo cacciava, però li hanno cacciati in effetti, li hanno, questo pone una serie di problemi. Un'altra parte di archivi sono chiusi nell'archivio cosiddetto presidenziale, perché Yeltsin a suo tempo si prese quello che era l'archivio del Politburo, lì pure l'accesso è limitato, però c'è una massa documentaria libera da consultare, che è semplicemente spropositata per dimensioni. Per esempio, e quello che manca è molto spesso, per esempio, non abbiamo una storia dei sindacati, non abbiamo nemmeno una storia del partito. Non abbiamo una storia del Consiglio Superiore dell'Economia, che è l'organo che viene creato dopo la rivoluzione durante la guerra civile, quando cominciano le nazionalizzazioni, e che ha un ruolo cruciale per lanciare l'industrializzazione forzata. Io sarei pronto a fare un monumento a chi lo fa, però quelli sono migliaia, come dire, un fondo. Io parte degli archivi sindacali li ho visti cercando cose specifiche appunto per il mio operaietto che prima è stato citato. Ma ho visto cercando una fabbrica e certi problemi, perché fare sistematicamente una storia del sindacato richiede anni e richiede ormai da quelle equipe, non sono cose che una sola persona è più in grado di fare. Per cui dico, siamo appunto appena all'inizio di tutto questo lavoro, per cui è difficile comparare. Sul problema della comparazione, secondo me la cosa più bella che è uscita, che è stata tradotta in italiano, cioè sono in realtà un primo libro è stato fatto sotto la direzione di Kershaw e Moshe Levin, che è stato uno dei più grandi studiosi di storia dell'Unione Sovietica, ha fatto tre ordini speciali, ed è stato pubblicato in italiano dagli Editori Riuniti, perché c'è, non mi chiedete il titolo perché non mi ricordo, si può far trovare, e raccoglie gli atti di un convegno in cui, come dire, vengono analizzati aspetti dell'una e dell'altra parte. Direi che insomma è importante averlo fatto, non tutto allo stesso livello, soprattutto per la parte russa che era meno nota. La cosa secondo me più interessante che è stata fatta è un altro libro, fortunatamente tradotto in italiano, curato da Rousseau, che era il direttore dell'istituto di Stato di Tonfredon in Parigi, ed è Nazismo e Stalinismo, una comparazione possibile, che è stato pubblicato da Bollati Berlinghieri, è in cui si prendono, e questo secondo me è il modo in cui si dovrebbe procedere, c'è Nicola Berto per la parte che è uno specialista di storia sovietica per la parte sovietica, e Bourin che è un francese specialista del nazismo, e prendono tre dei punti della vecchia teoria totalitaria, cioè dicendo sono la stessa cosa perché hanno questi tratti in comune, che sono: uno, il problema del leader carismatico; uno, il problema, se non sbaglio, del partito; e il terzo è quello delle resistenze della società. E in realtà attraverso questi saggi in cui si comparano appunto Stalin, era un leader carismatico Stalin? No, le differenze che ci sono tra Stalin nella gestione del potere eccetera è completamente diversa dalla funzione che è Hitler,
guarda laggiù, dal modo di prendere decisioni che c'è nei due paesi. E quindi è vero che sono tutti e due dittatori, che tutti e due hanno un partito unico, però è altrettanto vero che queste, come dire, che questa caratteristica poi nasconde delle differenze di fondo altrettanto evidenti, che ci danno da, appunto, ci fanno capire le differenze essenziali. Prendiamo pure, se uno prende il partito, insomma, il partito bolscevico come struttura sociale, come organizzazione interna, al di là dell'ideologia, voglio dire, che sia diversa, che è sempre stato messo, è un partito che non ha niente a che vedere col partito nazista, funziona in un altro modo, esprime altri interessi sociali, è luogo di mediazione tra interessi in modo diverso, e quindi sì, è vero che è un partito unico, ma una volta che hai detto questo non hai detto praticamente nulla. Il secondo punto poi non era il partito andava a capo col leader carismatico, era la questione delle repressioni. Certo, sono due strutture fortemente repressive che usano il terrore di Stato, che hanno un sistema di campi, eccetera. Il problema però è che la logica interna delle repressioni è completamente diversa. Cioè, mentre tutto sommato nella Germania italiana, se tu non facevi parte di quelle categorie che erano nel divino, ebrei, zingari, tutto il resto, comunisti, oppositori, eccetera, è un salvo. Perché è vero che c'era, secondo me, un libro molto bello di Kershaw, che non so se esiste in italiano, sull'opinione pubblica durante il nazismo, che faceva vedere appunto qual era la ricezione poi da parte di una popolazione, che se tu non facevi parte di quei gruppi, tu stavi tranquillo. Mentre nella società staliniana nessuno sta tranquillo. Perché le purghe colpiscono ovunque, le repressioni colpiscono nel modo più assurdo. Quindi è un sistema di terrore di Stato completamente diverso. Personalmente ritengo che questo sia anche legato al problema dell'opposizione, della resistenza delle diverse società. Di questo poi parlerò più, perché io metto infatti in relazione poi la nascita del Gulag con le tensioni sociali e la conflittualità sociale. Perché insomma, non è secondario che bene o male Hitler sia eletto e che Stalin sia figlio di una rivoluzione fatta da una minoranza. Se ha senso parlare di consenso, sappiamo poi in che termini e in quali limiti, perché anche questa categoria si è affinata, per sistemi come il fascismo e il nazismo, ha pochissimo senso di parlare di consenso con l'Unione Sovietica. Che io più la studio più penso che sia una società che ha una resistenza profonda a questo progetto di trasformazione radicale che le viene proposto e che poco ha a che vedere col discorso dell'ideologia e del socialismo, perché, come dire, che quello potesse essere un sogno condivisibile va benissimo. Molti che protestano poi dopo le elezioni negli anni 20 protestano perché vogliono la loro rivoluzione, i soviet senza i comunisti, e questa è una cosa che andrà avanti molto tempo, al punto che, voglio dire, dopo il rapporto di Khrushchev al 20° congresso, che quella è un'altra epoca che andrebbe rivisitata, a un certo punto tra i tanti arrestati, una delle cose che poi non viene pubblicato il rapporto di Khrushchev è che suscita un boomerang. Questo operaio viene arrestato perché viene pescata in tasca una lettera indirizzata a Khrushchev in cui regalo un'interpretazione, ci ringraziamo molto di aver denunciato, di aver detto quello tutto, lo sapevamo tutti, eccetera. Lei dice tanto del ritorno a Lenin, io sono d'accordo, perché non facciamo tutto al potere ai soviet, cioè senza il partito e quello che è dentro. Per cui, voglio dire, il discorso poi del consenso, secondo me, per lo stato dell'area, tutto quello che è emerso sull'Unione Sovietica negli ultimi 20 anni fa vedere una società che di consenso non ne ha. E questa, secondo me, è la ragione per cui poi le purghe colpiscono il mucchio alla fine, perché se tutti hanno paura, tutti si comportano in un certo modo, comunque evitano di fare certe cose. Quindi il problema appunto delle logiche repressive pure è completamente diverso. Su questo, sui campi, torneremo, forse sarà più chiaro dopo quello che ho cercato di spiegare sul Gulag.
Io penso che il lager nazista sia una rottura, sia il lager nazista la rottura rispetto a una tradizione concentrazionaria all'interno della quale nasce il Gulag, ma che era precedente e che nasceva dalla nostra simpatica civiltà occidentale. Il campo di sterminio è una rottura, ma il Gulag è figlio di un'evoluzione molto più lunga, e in questo non è comparabile, perché i campi del Gulag non sono campi di sterminio, sono campi di lavoro forzato, fanno parte parzialmente di quella tradizione. Quindi ritengo che sia un altro elemento di differenza in qualche modo sostanziale. E la terza cosa poi, che su cui è venuto poi secondo gli studi fatti, appunto questo libro che vi ho citato di Werther e Buran, in realtà sono le resistenze alla società. Nella società sovietica c'è molta più resistenza, una resistenza ridotta all'osso, ridotta al quotidiano. Col censimento del 37, che voglio dire, tutti sanno cos'è il 37, la quantità di persone che continuano a definirsi credenti è elevatissima. Cioè che non hanno paura di scrivere il censimento, e che evidentemente lo pensano, se no non si metterebbero a scrivere, nonostante le campagne di relativismo, l'istruzione delle chiese, nonostante tutto quello che è successo. E moltissimi altri segni di resistenza noi li troviamo più nella società sovietica che in quella nazista, dove il nazismo per molti versi penetra molto più facilmente. Quindi appunto io personalmente ritengo che comparare sia sempre utile. Poi io non voglio dire cosa è peggio, cosa è meglio. Personalmente ritengo che siano due sistemi abbastanza terrificanti entrambi per ragioni diverse, però certo quello staliniano ma non vedo nemmeno perché appunto facendo lo storico vorrei capire com'è nato, piuttosto che non dare un giudizio. Poi sull'altro problema, perché è così difficile abbandonare il mito dell'URSS, chiediamoci nella nostra società perché abbiamo avuto tanto bisogno di pensare che nell'altrove qualcuno fosse capace di fare quello che noi non eravamo più in grado di fare, perché abbiamo delegato all'altrove. Quindi, peraltro, sempre con la comparazione, personalmente penso che sarebbe anche molto interessante comparare quello che succede con l'inizio dell'Unione Sovietica con la storia della Turchia, per esempio, cioè col problema delle periferie d'Europa e paesi estremamente arretrati in cui avvengono una serie di trasformazioni, ma anche lì non perché è la stessa cosa, ma perché siccome molti dei problemi a cui sono confrontati sono simili, vedere quali sono le diverse risposte e provare a capire perché da queste società nascono risposte diverse. Quindi appunto io non trovo che sia una domanda scandalosa, cioè penso che sia uno strumento. Del resto Marc Bloch pure sosteneva, fa parte degli strumenti dello storico. Per venire alla storia del Gulag, partirei da un tentativo di definizione. Intanto Gulag, come probabilmente sapete, in realtà è un acronimo che indica la sigla del Dipartimento della Direzione Generale dei Campi di Lavoro all'interno della UPU, che era la polizia politica. Dopodiché questa parola si è allargata per indicare tutto l'universo concentrazionario sovietico, che nasce, lo sappiamo con precisione, tra giugno e luglio del 29, che ora ci chiederemo, e comincia ad essere smantellato dopo il 53, cioè dopo la morte di Stalin. Poi il smantellamento a sé è accelerato dopo il 56, quando dopo la porta del XX mondo adesso comincia una liberazione di prigionieri molto più consistente di quanto non fosse stato prima. Quindi l'arco cronologico di esistenza del Gulag è questo, poi che impropriamente si usi per prima, si usi per dopo, in realtà è abusivo. Io devo dire che sono stata molto commossa dal fatto che il mio piccolo Gulag sia piaciuto, perché in effetti uno intanto quando scrive non è abbastanza soddisfatto di quello che ha fatto, mi sembra sempre che non vada bene, ma perché appunto se non è riuscito ad andare a fare qualcosa che ha dato, mi ha fatto meglio. E in effetti mi ero posta il problema di pensare in Gulag, perché in effetti c'è qualcosa di mostruoso all'interno di questo sistema. Allora, che cosa vuol dire pensarlo? Vuol dire provare a capirlo. E io penso che il Gulag sia comprensibile
se noi lo mettiamo all'interno di una, all'incrocio di diverse dimensioni, diverse temporalità storiche, nonché naturalmente ci rendiamo conto di in che misura è il prodotto di una serie di circostanze, di scelte che vengono fatte a livello individuale, non individuale, spesso senza tener conto delle conseguenze. Quello che voglio dire è che il Wulang è, certo, è legato alla rivoluzione d'ottobre, questo è innegabile, ma non è che ne sia il figlio necessario. Non c'è un progetto che porta e fa pensare a priori a tavolino, sì, facciamo questo, così risolviamo. A un certo punto ci si arriva. Allora, nella prima parte del mio intervento cercherò di raccontare perché ci si arriva, quali sono i momenti, i vari momenti forti di questa storia, e poi passerò invece a illustrare più da vicino che cos'è il Wulang. Io vi ho cominciato a dire che è un sistema che ha poco a che vedere con i campi nazisti, perché nasce come un sistema per sfruttare il lavoro coatto dei detenuti, e i nessi che ci sono fra questo e la rivoluzione dall'alto staliniana. Perché se ci riusciamo, avevo fatto anche un PowerPoint, come dire, forse è troppo pomposo chiamarlo così, in realtà è una serie di fotografie messe insieme, perché siccome sono abbastanza rare quelle dei campi sovietici, ho pensato che forse potevano, insomma, visivamente vederle, uno vede anche le differenze appunto vedendo il... Allora, per essere sintetica sulla prima parte, la prima durata, la prima temporalità al cui interno va inserita la storia del Gulag è la lunga durata della storia russa, una lunga durata che faccio risalire a Pietro il Grande, anche se alcuni elementi, Ivan il Terribile esisteva pure lui, e faccio risalire a Pietro il Grande perché Pietro il Grande, come penso tutti sappiate, uno poi quando è troppo dentro la storia non sa più quali sono i limiti, opera una rottura profonda nella storia russa, che infatti viene fino a oggi rimbeccata, perché decide di mettere la Russia, capisce alla fine del Seicento che per fare la Russia una grande potenza lui deve occidentalizzarla, cioè modernizzarla, perché si rende conto che altrimenti la Russia verrà esclusa e sconfitta, e quindi prende a prestito dall'Occidente tutta una serie di elementi della modernità occidentale, di quello che lui vedeva che facevano il potere degli stati, a cominciare dall'esercito e dallo stato di polizia di tipo tedesco, cioè uno stato interventista all'interno della politica dello sviluppo, e impone al paese una modernizzazione, rianimando per imporre degli strumenti assolutamente arcaici. In primo luogo il lavoro forzato. Cioè, Pietroburgo viene costruita, questo gioiello dell'architettura europea, la finestra sull'Europa, eccetera, deportando centinaia di contadini disgraziatissimi che vengono sbattuti in questa palude del nord, che ci muoiono, tutta la letteratura russa ottocentesca, Pietroburgo costruita sulle ossa umane, in effetti usando i sistemi, come dire, assai tradizionali, e lui infatti rinforza il selvaggio. Lo stesso discorso vale per molte delle industrie che lui crea, che asservisce una manodopera contadina direttamente all'industria, non è che fa il, come dire, che cambiano le relazioni sociali, le relazioni di produzione, si riprende il vecchio sistema e si riadatta al nuovo. Di Pietro il Grande, per quello che ci interessa in questo contesto, sono fondamentali tre cose, anche perché io credo che si sedimentino poi nei sentieri collettivi. Mi sono molto rotta la testa sui caratteri nazionali delle popolazioni, che era una cosa che non mi piaceva per niente. In realtà penso che il programma non sia nessun carattere nazionale, non è che un russo molto diverso da me poi nei suoi comportamenti e nelle sue scelte lo sarebbe, semplicemente nella misura in cui noi ci abbiamo sedimentata tutta una storia passata che ci rende naturali certe cose, normali certe cose, ce le fa accettare in un certo modo. Nella misura in cui i passati sono diversi, sono anche diversi i modi di reagire ai comportamenti. Non è che i russi oggi, come dire, hanno bisogno del leader forte e vanno a votare Putin perché sono più scemi di noi. Semplicemente perché la loro esperienza storica, votare è una cosa che non significa praticamente nulla. L'unica volta si sono eletti in Parlamento loro, Yeltsin gli ha sparato sopra. E a questo punto, allora, tu vuoi che io vada a votare, mi controlli sul lavoro, mi rifai il banchetto dentro col cagliato a buon prezzo? Cioè, il loro modo di vivere il voto è completamente diverso
almeno da quello che è stato il nostro, perché penso che già fra come voto io e come vota la generazione dei 18 anni di oggi, il valore che noi diamo a questo gesto sia già, cioè la parola è sempre la stessa, però i significati che riveste sono completamente diversi. E quindi penso che la rottura di Pietro il Grande abbia avuto una lunga importanza anche nel formare la mentalità, se volete, del forgiare i modi di pensare, eccetera, pronti a accettare, a integrare come normali certe situazioni. Queste sono l'idea del potere modernizzatore, la funzione modernizzatrice dello Stato, l'idea appunto dell'uso del lavoro forzato al servizio di questa politica statale della modernizzazione, pure la via per la Siberia che era stata da poco conquistata, le deportazioni in Siberia cominciano da Pietro, e naturalmente la polizia politica, che quando tu fai una politica anche lì imposta molto violentemente dall'alto e c'è una forte opposizione per schiacciare le rivolte, a quel punto ti fa chiaro che usi la polizia politica. La polizia politica che poi in Russia, come dire, è arrivata tranquillamente fino alla rivoluzione. La polizia politica berlina, a parte alcuni dettagli, non è poi molto diversa da polizie che esistono anche nell'Asia Pacifica europea. Il problema è che l'Asia Pacifica è arrivato fino al 1917, e quindi è mancata tutta la parte, diciamo, di limitazione, di diritti, eccetera. Quindi in realtà Pietro il Grande prende alcuni elementi della modernità occidentale al servizio della potenza dello Stato, e così facendo opera una scissione tra due cose che molto spesso nella nostra orgogliosa identità occidentale ci sembrano vadano insieme: modernità e libertà. Qui c'è una modernità senza libertà, e credo che questa sia una caratteristica di lunga durata della storia russa che pesa nella storia che stiamo per raccontare. Il secondo elemento, sempre di lunga durata, è la storia della modernità occidentale e della sua crisi, perché appunto l'idea poi è che comunque non è un dispotismo orientale agrario, è l'idea che la modernità sia un valore e un modello, e nella storia della modernità europea e in tutti i problemi che travagliano la società europea prima della prima guerra mondiale, che io chiamo la crisi, il momento della gestazione della crisi della modernità occidentale, ha un'importanza di fondo per capire quello di cui parliamo, direi per tre ragioni molto schematicamente. Anzitutto perché questa crisi della modernità, che i bolscevichi declineranno come crisi finale del capitalismo, ma che è un problema reale delle società occidentali, è diciamo la cornice di fondo all'interno della quale loro inseriscono la loro azione e pensano se stessi, e quindi pensano di dover agire. Crisi della modernità rivelata dalla prima guerra mondiale. Senza la prima guerra mondiale è impensabile non solo la rivoluzione bolscevica, ma la piega che prenderà. L'esperienza della guerra, e voglio ricordare brevemente tre elementi inscindibili e per noi in fondo abbastanza noti. Uno è la terribile assuefazione alla violenza, che poi in Russia dopo la rivoluzione sarà moltiplicata dalla drammatica esperienza della guerra civile. Cioè, con la guerra uccidere diventa lecito. La nascita di questa nuova figura che è l'uomo in armi è fondamentale per capire la rivoluzione d'ottobre e che lascerà una grossa impronta su quello che sarà il regime sovietico, che è figlio della prima guerra mondiale, a tutti gli effetti. Anche la brutalizzazione della politica, l'entrare nel linguaggio comune dei traditori, degli spioni, del nemico interno, che entrano dentro la testa delle persone, cambiano il paesaggio mentale degli uomini, diventano delle categorie attraverso cui filtrare il reale, quello che c'è intorno. E senza di quello è difficile anche capire poi il terrore staliniano e il peso e come funzionano. Come si può pensare che c'è il nemico nascosto, eccetera. C'è tutta questa esperienza prima, che noi in genere appunto amiamo sottacere, perché mette in discussione troppe cose della nostra storia. E il terzo elemento, che è fondamentale e che è legato alla prima guerra mondiale, è il diffondersi di quelle pratiche di guerra ai civili che la guerra porta con sé. E in particolare penso alle deportazioni,
alla politica di terrore di Stato che viene praticata durante la guerra e naturalmente i campi di concentramento. Tra l'altro, della Russia durante la prima guerra mondiale si sa ancora molto poco, stanno cominciando adesso a uscire i primi studi, perché naturalmente c'è stata una grossa cesura, cioè nel momento in cui gli storici sovietici, la storia cominciava l'anno zero era 1917, la guerra mondiale è bollata come guerra imperialista, era vista unicamente come la causa, cioè come dire, come quella che aveva permesso la rivoluzione, ma non veniva studiata e analizzata insieme al punto che adesso inizialmente veniva chiamata la grande guerra patriottica, che è un nome che invece sparisce, che poi sarà attribuito dai sovietici alla seconda guerra mondiale, che fino ad oggi non la chiamano la seconda guerra mondiale, ma la grande guerra patriottica. Stabilmente è bello, si epopea contro la guerra. La prima guerra mondiale è stata completamente rimossa e ci si è sovrapposta sopra invece la storia della guerra civile, che era, come dire, la storia eroica della nascita del nuovo regime. Tra l'altro, attraverso la mitizzazione della guerra civile, la carica spaventosa di violenza che era stata nella guerra poi si è trasferita ulteriormente ed è, come dire, rimasta una sorta di valore per cui appunto si uccideva il nemico e ha contribuito a riprodurre quell'universo di valori che era stato in buona parte proprio della prima guerra mondiale ulteriormente esasperato. Sui campi di concentramento che sorgono in Europa durante la prima guerra mondiale, per quello che io ne so, si sono studiati un po' quelli francesi, un po' quelli tedeschi, quelli russi sono praticamente ancora da studiare. So che c'è il lavoro di un tedesco che è uscito, ma che io non sono ancora riuscito a vedere, che è uscito un paio di mesi fa, e niente, devo vedere se l'analogo di Amazon è in grado di recuperarmelo. Perché i russi in realtà, la politica dell'esercito russo durante la prima guerra mondiale è di una violenza spropositata. È allora che vengono messe a punto le pratiche di deportazione di massa delle popolazioni dei confini, deportazioni di ebrei, di tedeschi, di tutti i rappresentanti delle nazionalità che potevano essere sospettati di essere contro l'impero. E quando noi vediamo e leggiamo le descrizioni di queste deportazioni, cioè il modo in cui vengono deportati, ricorda poi molto quelle che saranno, come dire, le deportazioni staliniane, nella stessa, proprio la stessa immagine iconografica, sbattuti sui treni merci, mandati a piedi, spogliati di tutto, confinati, tra l'altro, altro elemento non secondario, spediti nelle regioni interne della Siberia, del Kazakhstan e a volte il Grande Nord, che poi saranno quelle della geografia del Gulag, che sono le regioni poco abitate in cui serve mandare in manodopera persone che operino. Allora, da quello che si può ricostruire allo stato attuale, i deportati non sono rinchiusi in campi, vengono assegnati a residenza e si mandati a lavorare magari nelle aziende agricole dove vanno, eccetera, però non hanno una struttura di campi. Mentre vengono costituiti da subito dei campi di concentramento durissimi per i prigionieri di guerra. Sono tutti uomini? Scusi. No. Nelle deportazioni no, nei campi sì, ovviamente perché sono prigionieri di guerra. E uno dei campi più duri è quello che viene allestito subito nel 15, è quello della zona di Murmansk nel Grande Nord, perché la ferrovia di Murmansk, che assume un'importanza militare enorme, naturalmente non era stata finita di costruire per tempo, e lì viene costruito un grosso campo, e la mortalità è tipo il 25%, cioè una quantità di tanto, se fosse un terzo dei prigionieri, da qualche parte non sono tutto un po' più interessato dove lo trovo. Al punto che ci sono proteste poi della Croce Rossa, eccetera, ma quello che è anche interessante è che il tipo, come dire, la tipologia del campo è quella che sarà poi quella dei campi del Gulag, cioè fatti per esempio, tenete conto che il filo spinato del Gulag arriva nel 37 e che prima sono, come dire, baraccamenti controllati costruiti attorno a cantieri in cui si deve lavorare. Il campo viene costruito per poter costruire per fare la ferrovia. Tanto c'era Siberia. La Siberia dopo, perché c'è anche il Grande Nord russo,
che è una delle zone di, tra l'altro, in realtà poi vi faccio vedere la cartina, la maggior parte dei campi non sono in Siberia, sono nella Russia europea. Comunque l'idea è di, come dire, di utilizzare il lavoro dei prigionieri per fare opere di pubblica utilità. E dirò di più, che i regolamenti dei primi campi sovietici, durante, perché poi a questo punto questa forma esiste già, il campo di concentramento esiste e viene usato, a mano che viene svuotato dai prigionieri, quando dopo c'era l'accordo alcuni prigionieri cominciano a essere liberati, viene riempito dagli altri che sono i nuovi nemici della Russia sovietica, ma la pratica è già entrata nel, come dire, non è l'invenzione dei bolscevichi, la stravaganza, la pratica è lì. Perché se ne, perché uno si possa leggere, questi parlano con tanta facilità del campo di concentramento, perché è una pratica assolutamente corrente e che non ha all'epoca il contenuto che gli diamo noi oggi, dopo tutta l'esperienza del XX secolo, in particolare dopo quella del nazismo. Anzi, il campo di concentramento è visto in termini più positivi della regione. I socialisti imprigionati all'inizio degli anni 20 chiedono di andare nel campo perché hanno aperto, non si chiusero le celle, cioè sembra meglio della prigione. E quindi c'è questa cosa, bisogna sempre stare molto attenti all'uso delle parole, perché anche lì campo di concentramento, che vuol dire in quegli anni, in quell'epoca, per quelli che chiusero col termine, che cosa hanno in mente? Quindi attraverso la pratica della guerra, attraverso la prima guerra mondiale, passano tutte queste pratiche, da cui poi prenderà effettivamente origine il gulag. Un momento ovviamente di passaggio fondamentale è la guerra civile, perché allora che si cominciano a, come dire, a internare i nemici interni per il periodo della durata della guerra. Tenete conto che i campi della guerra civile, che appunto spesso vengono costruiti dove erano quelli precedenti della Grande Guerra, semplicemente uno scambio di persone, si veniva internati nel campo, questa poi era la differenza all'epoca con l'imprigionamento, tu nel campo non vieni internato per quello che fai ma per chi sei. Se tu sei potenzialmente un nemico, appartieni a un gruppo sociale che io reputo ostile, appartieni a altre categorie, io ti interno. Inizialmente l'internamento era considerato temporaneo, cioè fino alla fine della guerra, di modo che tu non possa conoscere. Purtroppo sui campi del periodo della guerra civile si sa pochissimo, anche perché è comprensibile, quando si sono aperti gli archivi in realtà ci si è messi a lavorare sugli anni 30, che erano quelli più sconosciuti. Tenete conto che nessuno aveva la più pallida idea di come funzionasse il potere staliniano, chi decideva, come decideva, che fine hanno fatto gli organi di partito. Questo è stato ricostruito con una pazienza certosina da uno storico bravissimo, si chiama Alek Kiernuk, che tra l'altro ha fatto un libro bellissimo, che non credo che riuscirà mai a essere tradotto in questo paese, che si chiama Il padrone, perché era così che Stalin veniva chiamato da tutti i suoi, il padrone, l'asiano, che è una cosa che ha anche un connotato un tantino feudale. E così lo chiamavano. Ed è un libro bellissimo in cui lui ricostruisce una storia estremamente politica, quella che fa lui, ma proprio fa vedere le dinamiche per cui si arriva al potere unico di Stalin e poi il modo in cui lo mantiene, il modo in cui vengono prese tutte le decisioni, eccetera. Però questo libro sono uscito 4 anni fa, forse 5 anni fa, ma ci è voluto tanto tempo proprio per ricostruire tutti i frammenti di meccanismi e capire come viene l'esautorazione del Politburo, come funzionano poi, perché non è che un potere, come dire, sì, un dittatore deve comunque avere dei modi per prendere le decisioni, il ruolo che cominciano ad avere diversi ministeri, il ruolo che hanno i responsabili dei settori all'interno del partito, cioè lui è riuscito a ricostruire tutto questo. Mentre sono rimasti complessivamente, completamente in secondo piano gli anni 20, anche perché gli anni 20 avevano, diciamo, l'ombra di essere stati mitizzati prima. L'idea che esistesse un'alternativa a Stalin indubbiamente da Khrushchev in poi ha portato al fatto che uno pensasse, ma come dire, l'arrivo, c'erano le alternative a Stalin, perché poi arriva Stalin e rovina tutto. In realtà è un po' più complicato, ci sono continuità e ci sono rotture che vanno insieme. Però di fatto i poveri anni 20, sai, io dico poveri perché a me piacciono più degli anni 30 tendenzialmente, sono stati, come dire, cancellati e messi come una sorta di passaggio obbligato e inevitabile
rispetto a quello che succederà negli anni 30, che è, come dire, molto parziale come lettura, che è anche la ragione per cui io, per esempio, per ricostruirmi a Gerry del 2 ho perso un sacco di tempo, proprio perché spesso ti mancano, ci sono cose che bisognerebbe andarsi a vedere anche io, perché per un russo i bolscevichi erano cattivi, hanno fatto questo e questo, il lager è la prova, questa è la visione un po' schematizzata ma più diffusa anche fra molti miei colleghi storici, e quindi non ci interroghiamo sul perché sono state fatte certe scelte. Per esempio, le prime proposte di usare il lavoro forzato hanno avuto un iter, non ce l'hanno avuto, lì bisognerebbe andare in archivio e metterci, provare a vedere, ricostruire dettagliatamente come sono andate. Per cui in realtà invece sugli anni 20 noi continuiamo a sapere meno di quanto vorremmo sapere, è comprensibile, un peccato, ma insomma, si andrà avanti. E quindi anche i campi della guerra civile sono considerati come dire, vedi, la rivoluzione, hanno fatto i campi di concentramento, l'esperienza europea per loro non esiste, i campi pensano che abbiano inventato i bolscevichi, e poi hanno ritirati fuori, per qualche anno li hanno dovuti mettere da parte e poi li hanno ritirati fuori nel 29. E in realtà è molto più complicato, appunto, perché questi campi del periodo della guerra civile sono i figli della prima guerra mondiale. E anche, è curioso, ma i primi regolamenti di campo sovietico sono esattamente, ma non lo so, in molti dettagli molto simili a quelli che erano i regolamenti dei campi della prima guerra mondiale, non solo in Unione Sovietica, poi sono cose, quante volte uno può scrivere la lettera, in quali condizioni deve stare, eccetera, c'è una similitudine abbastanza, ed è interessante vedere proprio la filiazione dei due fenomeni. Qual è un tramite fondamentale tra i campi della guerra civile e il futuro Gulag? È il campo di Solovki. Perché? Che cosa succede? Solovki. Ora la faccio vedere Solovki, perché è uno dei posti che più belli del mondo. A parte questo dettaglio, te la vado in Russia. Anche Pietroburgo è bello. Allora, che cosa succede alla fine della guerra civile? Siccome appunto molti degli internati nei campi erano internati a titolo provvisorio, tra l'altro nei campi finiscono tutti gli insorti delle lotte contadine, e non è che potevano, come dire, non avevano intenzione di fare un grande campo di concentramento, anche se permettete di poterlo organizzare e poterlo mantenere. Quindi alla fine della guerra civile, con ritorno alla pace, viene stabilito di smantellare tutto questo sistema, liberando la stragrande maggioranza dei regionieri. Però in realtà una cosa su cui appunto si comincia a lavorare, ma c'è ancora molto da fare, è come fanno i bolscevichi a restare al potere. Perché in una situazione di un paese che va completamente a rotoli, perché poi in realtà la rivoluzione d'ottobre avviene sullo, c'è un paese che si sbriciola da tutte le parti, chi è riuscito ad andare al potere prima non lo mantiene, ma come fanno loro poi alla fine a riuscirci? E in parte lo fanno costruendo alcune strutture statali della forza che gli permettono di tenere unito di farcela, che sono da un lato la Armata Rossa che costruita da Trotsky e dall'altro quella che ha un ruolo determinante durante la guerra civile, la polizia politica, che viene ricostituita manco un mese dopo la rivoluzione d'ottobre, e sarà inizialmente la famosa CECA, cioè Commissione Straordinaria, all'inizio di dicembre, viene ricostruita, come dire, anche lì, secondo me facendo poi qualcosa che da qualche parte viene naturale fare, con alcuni dei vecchi bolscevichi che hanno un certo orrore, perché siccome la polizia politica zarista li aveva sufficientemente perseguitati, quando vedono che quella nuova si mette negli stessi locali di quella vecchia, cioè, come dire, un minimo di fastidio fra i vecchi bolscevichi c'è, ma non fra tutti. Perché viene creata subito la polizia politica? C'è una premessa che vorrei fare, cioè il fatto, per esempio, il rapporto, i bolscevichi vanno al potere un po' per caso. Tutta la storia che loro hanno fatto prima della grande rivoluzione è una favola. Lenin all'inizio del 17 parla in giugno, gennaio 17, fine giugno 17, una riunione di operai svizzeri e tiene un discorso di questo tenore.
noi poveri vecchi rivoluzionari ci abbiamo creduto così tanto in questa rivoluzione che non vedremo mai. Chissà se un giorno la vedranno i nostri nipoti, cioè loro non hanno nessuna percezione. Poveracci, ci hanno provato, hanno creduto le conferenze di Zimbabwe, il pacifismo, la preparazione internazionale, sono rimasti due gatti e non credono. In realtà la Russia crolla, ma crolla e implode, come poi imploderà l'Unione Sovietica 70 anni dopo, o poco più. E a questo punto in realtà loro non hanno, sono di un'ingenuità spaventosa, nel senso che hanno questa grande utopia di costruire il socialismo eccetera, ma come farlo? Non ne hanno nessuna idea. Per esempio, la loro idea iniziale è che appunto si scioglierà la polizia politica, si scioglierà l'esercito, sono le masse in armi. Ma cos'è una massa in armi? Se uno si rilegge Stato e Rivoluzione, non sono andato a rileggere, di sicuro non so meno rileggere le cose, per appunto per il piccolo culo appunto non era più detta qualcosa. A parte la poca che difende lo Stato, l'idea, cioè non c'è proprio idea di che cosa sia uno Stato, di quali sono le articolazioni di uno Stato moderno, di come puoi fare per governarlo. C'è appunto questa idea molto così che ci saranno le masse in armi che difenderanno la rivoluzione, sì certo prenderemo un po' d'ostaggi, alta pratica ereditata dalla guerra mondiale, perché sarà noi mica ghigliottineremo i nemici come facevano durante la rivoluzione francese, prendiamo come ostaggi. C'è prefigurato un terrore di Stato che però non è neanche teorizzato e che nasce da queste pratiche. Il terrore di Stato ha lo scopo, a differenza della violenza che monta dal basso, che pure è molto forte, la violenza è spontanea, può essere ferocissima, puoi cacciare gli occhi al nemico, però implica due attori, la vittima e il carnefice. Il terrore di Stato fa un'altra cosa, io colpisco uno che è simbolo di un gruppo per spaventare il gruppo e quindi lo uso, che quello sia colpevole o no individualmente non mi interessa, il problema è che mi serve perché è un avvertimento per gli altri. L'idea di Lenin di prendere 50 grandi fabbricanti ostaggi, perché così gli altri vedranno che cosa devono fare, peraltro all'inizio propone solo di togliergli le tessere a non aria. Questa è l'idea, però quella del terrore di Stato, cioè io voglio, senza che lo usi, senza probabilmente averne la benché minima consapevolezza, e dopodiché bisogna anche tener conto che tutte le misure che loro prendono le prendono in una situazione di urgenza e emergenza, cioè non hai tanto la riflessione teorica, guarda ho pensato bene, non la applico, ti trovi lì in mezzo e fai la cosa che ti viene più spontanea, e in questo ritirando fuori anche delle cose passate che per questo sono diventate normali, su cui non stai a riflettere più di tanto. La polizia politica viene peraltro creata perché siccome ovviamente i bolscevichi sono degli estremisti radicali, soprattutto il gruppo leniniano, perché tutti i progetti di creare invece un partito socialdemocratico diverso portati avanti dalla sinistra menscevica che era Martov e dall'ala, se vogliamo, destra bolscevica, che erano Kamenev, ma che erano anche Ryazanov, Lunacharsky, tutta una serie di intellettuali, tutto il gruppo anche riunito attorno a Gorky, la Nuova Cisma, che era la rivista critica del 17, di fatto vengono fatti saltare e da parte della destra menscevica e da parte dei radicali bolscevichi, di modo che quelli poveracci alla fine si trovano. L'idea sarebbe stata anche bella, solo che diventa per una serie di ragioni irrealizzabili. Loro hanno un grosso fondamentalismo, hanno la convinzione di possedere la verità, di sapere quello che bisogna fare, e su questo sono pronti ad andare avanti, in parte confuso, in parte sentendo anche gli umori delle strade, perché indubbiamente poi mentre febbraio almeno tutte le descrizioni ci danno l'idea della liberazione di una grande festa, ci sono le feste di libertà, comunque è crollato lo zarismo e tutto è davanti. Passano sei mesi, la situazione si aggrava in continuazione, non c'è da mangiare, non c'è da scaldare le città, non è che gli stati d'animo popolari siano molto favorevoli e molto, e in effetti tra l'altro una probabilmente delle ragioni che spinge verso l'ottobre è il timore che poi l'ondata finisca più a destra verso forme fascistizzanti, perché c'è un po' tutto dentro a quello che è il movimento di rivolta popolare e di rabbia e di questo, quindi
e a questo punto, una volta preso il potere, ovviamente non vogliono mollare, per convinti di voler sapere loro dove si deve andare. Siccome hanno comunque bisogno di un alleato, perché c'è ancora la questione della costituente aperta, perché vi dico, poi si salvano, ma non è così chiaro che riescano a restare al potere, non dovessero neanche a loro troppo, in realtà viene creata la polizia politica sotto il controllo diretto bolscevico per esautorare quegli organi di violenza popolare che erano i comitati militari rivoluzionari, in cui però sedevano non solo i bolscevichi, ma dagli anarchici ai socialisti rivoluzionari. Quindi in realtà viene fatta un'opera, una prima istituzionalizzazione, una prima appropriazione dello strumento senza grandi riflessioni. E la CECA cresce enormemente durante la guerra civile e ha un ruolo fondamentale. E loro si rendono conto dell'importanza che ha per tenere il controllo sulla società. Quindi, arrivati alla fine della guerra civile, quando pure bisognerebbe scioglierla perché è un organo temporaneo, e quando ci sono, anche lì ne sappiamo troppo poche, sappiamo che ci sono delle pressioni all'interno del partito bolscevico praticamente per scioglierla, però naturalmente vengono messi a tacere, anche perché invece Lenin è uno assolutamente partigiano della polizia politica, e quindi verrà creata un nuovo organo che sarà la GPU, in cui non hanno più il diritto di uccidere sul campo. Non hanno più l'arbitrio assoluto, quindi c'è una legalizzazione, però la GPU tiene dei poteri discrezionali enormi e viene incaricata in particolare di reprimere e prevenire i crimini politici. La nozione di reato politico viene reintrodotta e poi sarà ulteriormente allargata già col codice penale del 22. Il contesto al cui interno viene lasciato la GPU, tenete conto che alla fine della guerra civile, una volta sconfitti i bianchi, i bolscevichi si trovano ad affrontare un problema non meno grave, che sono da un lato le insurrezioni contadine che dilagano in tutto il paese, perché dilagano appunto nelle strade, così come per esempio quella di Tambov, che è una delle più famose appunto da Danilo, che è stato il primo a ricostruirla, che sono socialisti popolari, loro vogliono i soldi senza i bolscevichi, hanno il loro programma. D'altra parte la tradizione del socialismo agrario e collettivo era molto forte, c'era sotto il populismo, il vero partito radicato in Russia sono i socialisti rivoluzionari, non sono i bolscevichi che sono minoritari. E di rivolte come quelle ce ne sono tante, quindi come dire, per sedarle ti serve questo strumento. E l'altra cosa che credo per loro fosse ancora più angosciante è che, siccome in realtà c'è una persecuzione degli avversari politici durante la guerra civile, ma non è chiara, non è formalizzata, in realtà fra il 20 e il 21, quando si ricominciano le elezioni ai soviet locali, soprattutto nel 21, viene fuori che prendono moltissimi voti sia i bolscevichi che gli SR, e che a questo punto è, come dire, immaginatela anche come fanno il colpo di mano d'ottobre, colpo di mano d'ottobre perché non vogliono fare, perché lo fanno, come dire, la vigilia, questo è uno dei problemi che poi impedirà un governo di unità delle sinistre, che era quello che invece proponevano i moderati, il Kamenev compreso, perché l'idea è mettere il congresso dei soviet davanti al fatto compiuto, perché ormai la situazione precipitava, il governo provvisorio era decotto, era chiaro che ci sarebbe stato un passaggio dei poteri fino alla costituente, però l'idea di molti era che il potere lo dovesse prendere il congresso, dove erano rappresentati tutti i partiti della sinistra, e che si dovesse andare a un governo provvisorio fino alla costituente di unità delle sinistre. Col colpo di mano bolscevico il congresso viene messo davanti al fatto compiuto, quindi una parte dei bolscevichi e una parte di SR lasceranno il congresso. E come, diciamo, come condizione per tornare all'interno della trattativa che viene intavolata nei giorni immediatamente successivi, anche perché insomma è vero che il palazzo d'inverno l'hanno preso con poco sangue o senza sangue, però è anche vero che a Mosca è stata durissima, che ci hanno le truppe alle porte, e che a questo punto almeno un'unità del blocco della sinistra ti protegge e ti permette di fare un fronte unito. E in quei giorni più drammatici viene intavolata la trattativa sotto, come dire, la minaccia del sindacato dei ferrovieri, che sono fra i lavoratori più qualificati, uno che è il Dixer, che infatti poi sarà disciolto,
è perché i ferrovieri, con moltissimi operai, dicono: noi vogliamo un governo della sinistra, mettetevi d'accordo, smettete di farvi la guerra e si faccia una cosa pacifica di una costituente. E infatti i ferrovieri minacciano di bloccarli per gli spostamenti delle truppe, e l'accordo poi non si concluderà, Lenin ne farà la cieca, l'accordo con gli esseri di sinistra, ovviamente lo dicono: noi abbiamo preso il potere, lo dobbiamo restituire. E così arriverà la fine della guerra civile. L'impressione è che noi, che abbiamo la verità della storia, vogliamo fare questo mondo meraviglioso, ce l'abbiamo fatta, abbiamo resistito, ma ci dobbiamo rimettere alle urne dove questi tonti votano mencevico, ma non se ne parla proprio, sono arretrati e votano male, vanno sicuramente, come dire, educati perché capiscano che noi abbiamo la verità in tasca. Non c'è l'idea, quello che è completamente assente è l'idea che la società sia complessa e che i conflitti esistono. In questo sono spaventosamente poco marxisti, sono hegeliani, cioè non è, il vecchio Marx faceva meglio a studiarselo un po' meglio, perché veramente non riescono a concepire il conflitto sociale, a capire che tu devi mediare sulle forze, che non è che c'è una sola verità e che tu ce l'hai. Invece questa purtroppo è la loro convinzione, spiegherà molte relazioni. Quindi alla fine la guerra civile in questa situazione che cosa fanno? La cosa che sono abituati a fare, cioè ricorrono alla forza, cominciano a perseguitare tutti gli oppositori. E infatti tra il 21 e il 22, prima poi di metterli al bando, arrestano tutto, mencevichi, poi finiranno col grande processo del 22 ai socialisti rivoluzionari. I mencevichi non si capisce perché non li processano, o perché avevano meno peso nella società e quindi ritengono inutile tutta la fatica. Però li mettono anche alternativa: prendere la via dell'esilio oppure emigrare all'estero, oppure starsene in galera se non ha più piacere. A partire dal 22, quindi da pochi mesi dopo che è stata, come dire, rinare, che la CECA è stata trasformata in un organismo che si dovrebbe più civile, che è la GPU, la GPU comincia a riprendere potere proprio perché è il processo dell'SR. E comincia perché, come dire, si rivela fondamentale per conoscere gli umori degli operai nelle fabbriche. Viene fatta dal 22 al 25, tutte le fabbriche vengono sistematicamente catturate. Le fabbriche, l'altra cosa che li terrorizza sono gli studenti, eccetera. C'è un'opera capillare, preventiva di epurazione. Allora, tu che ci fai con questi che non puoi processare perché non è che hanno commesso una cosa effettiva, ma che tu reputi pericoloso? Crei un campo sociale. E così, se mentre vengono aboliti tutti i campi della guerra civile, la GPU ottiene di crearne uno sotto il suo controllo, appunto nell'arcipelago di Salafkì. L'arcipelago di Salafkì sta, se volete ora lo faccio vedere, visto che ce l'abbiamo. Però, mi serve capire come devo fare. Accanto, professoressa, sì, dovrebbe essere quello. Questa era la carta prima che ho detto come uno si immagina i campi che siano concentrati in Siberia. Ma dove stanno? Quasi tutti nella Russia europea, e questa è la prima parte della Siberia, poi tutto torneremo. Queste sono varie immagini, non dovrei trovare Salafkì. Pure mi scusi, professoressa, la maggior parte dei testi, come mai, però sono in esatto il fatto che la maggior parte dei testi parli di Gula concentrati in Siberia. Perché sono somali. Ottima risposta. No, ma a volte io quando leggo sui libri di testo la parte sull'Unione Sovietica mi viene male. Insomma, perché almeno da in poi si è un po' di esatto. No, non è possibile perché non è. Allora, perché qui non passa la successiva, dovrebbe passare qui. Ecco, questo è dove è Salafkì, questo è il Mar Bianco, qui c'è Arkhangelsk, che è uno dei grandi porti, e questo piccolo arcipelago a 180 km del circolo polare è l'arcipelago di Salafkì. Questa è la struttura delle isole, poi questi sono i diversi punti, le varie chiese, eccetera. Perché Salafkì, in realtà, c'è solo un modo per passare sotto. Non capisco. No, è andato troppo lontano. Ah, è andato troppo giù, eh? I colori sono brutti.
brutti, ma questo è Salafkì. Dunque, in questo arcipelago perduto in fondo ai confini del mondo, nel XV secolo era stato costruito questo monastero, che era una delle sette meraviglie del mondo, in cui erano andati un po' di monaci in dissenso con Mosca e si erano rifugiati lì. Nel corso del tempo Salafkì resta un luogo di eremitaggio e di ritiro e di ritrovo più lontani appunto dagli occhi moscoviti, ma come tutti i monasteri russi ha una seconda funzione, che è quella di fungere da galera. Per cui da Ivano il Terribile in poi tutti spedivano i loro amici a morire a Salafkì, nelle celle monastiche. Voglio dire, il clima non è proprio, ecco, questa è l'estate, però normalmente non è che sia. Mi dispiace perché si vedono molto male. C'è troppa luce, forse. No, c'è quell'interruzione che non rende. C'è il muro. Si prova a spengere. Dobbiamo spengere, forse sì, un po' di luce c'è. No, perché così è un posto bellissimo. Si vede. Tra l'altro io ho scoperto la cosa. Al nord si fa il sale in un altro modo. Noi facciamo evaporare l'acqua, loro la fanno ghiacciare, l'acqua che ghiaccia non è salata, sì. Quando hanno tolto tutta l'acqua ghiacciata, infatti è un mare salatissimo. E in questo posto incantevole ai confini del mondo, quindi viene prescelto, grazie, questa è una baracca, una delle vestite delle baracche. Che è un po' diversa dal convento. Sì, è un po' diverso dal convento. E quindi viene fatto, decidono, questo è il punto di Chem da cui li trasportavano sulla terraferma, dalla terraferma da cui partivano i convogli. Poi le altre sono della vita, ce le vediamo dopo, possiamo leggere. Quindi, giusto per fare l'idea, Salafkì è isolato dagli uomini, è chiuso dai ghiacci per 8 mesi all'anno. Io penso possiamo riaccendere, perché poi le altre ce le vediamo dopo. E e sembra il posto ideale, c'è un sacco di letti a disposizione, prevedono che ci siamo ad accedere, quindi viene prescelto dalla Vecrum per piazzarci questo campo speciale. Non so se qualcuno di voi ha visto in memoria, ma durante la perestroica la televisione italiana hanno fatto passare un documentario bellissimo che era stato fatto con i superstiti? Sì, con il cacioffo. Passato anche come detto adesso su digitale quelle cose lì. Ah, esatto, volevo cercarlo perché era bellissimo il documentario russo e si chiamava Salavietskaya Vlast, il potere di Salafkì, e non Salavietskaya che è sovietico, perché l'idea è che lì non c'era la legge e facevano quello che volevano i capetti locali. Però vi dico, i socialisti internati chiedono di andare a Salafkì perché l'idea. E tra l'altro perché inizialmente, cioè questa è un'altra pagina che si sta cominciando a scrivere, cioè un appassionato di socialisti rivoluzionari che è bravissimo, va sempre, insomma, passa la sua vita a metà in archivio e metà a litigare col prossimo, e ha lavorato molto per una pubblicazione, ha pubblicato tutto il processo di SR, è stato un lavoro enorme, l'hanno fatto lui e Trasmico, Novosibirsk. E adesso sta lavorando molto sul concetto del detenuto politico. Prendiamoci pure conto che questi, come dire, la clandestinità ce l'hanno nel sangue, perché fino a pochi anni prima passare alla clandestinità non mi fa molto strano. Voi lo sapete chi ha salvato l'archivio di Marx con i nazisti? Ma Nikolaevsky, che era un menscevico che era stato cacciato e stava a Berlino, che conosce, perché i socialdemocratici tedeschi dopo 50 anni di parlamento col cavolo che erano in grado di organizzare i trasporti clandestini. Lui lo sapeva perfettamente come fare. Questa Berlino addirittura finché c'è stato Riasano a fare l'istituto Marx Engels, lo ha fatto lavorare perché così Mosca ha avuto tra l'altro moltissimi materiali perché era stato cacciato, esiliato, e lui salverà l'archivio perché per loro come la clandestinità era ieri, queste pratiche io le conosco, scrive con l'inchiostro simpatico che ci metto, noi non lo sappiamo più fare, ma per loro era la quotidianità. Tra l'altro perché questi riescono, io questo non ho ancora, nessuno mi ha ancora spiegato come. Appunto rinchiusi a Salafkì, dove peraltro inizialmente i politici riescono, perché sotto il regime zarista i politici avevano un regime speciale, non erano costretti agli obbligatori. E quindi i politici in regime sovietico riprendono le battaglie dello zarismo, gli scioperi della fame,
eccetera, per avere una serie di, come dire, di, perché sia riconosciuto il loro statuto, cosa che avranno per un pezzo degli anni 20, a Salafchi a un certo punto provano a toglierli alla fine del 23, quando chiudono i ghiacci, decidono che fanno un nuovo regolamento dopo non si circola più la sera per il campo, loro escono per protesta, tra l'altro sono divisi tutti in ogni baracca, come dire, le baracche sono politicamente omogenee, ognuna elegge il suo rappresentante dello starost e questi potranno in campo, c'hanno le biblioteche, fanno le lezioni, c'è una parte del ma questo anche che entrambi nella guerra mondiale erano così, e questo dico la continuità enorme che c'è ancora, è perché è un momento di passaggio Salafchi. Questi escono a passeggiare e gli sparano addosso. Vabbè, ecco, appunto poi c'è lo sciopero della fame, finché decidono che li portano via da Salafchi perché fanno troppo casino, li mettono, li metteranno una prigione negli orari, perché non ce l'hanno più tutte le libertà che avevano a Salafchi. Ma quello che vuol dire che sulla clandestinità è che questo, vuol dire, gli sparano all'inizio di dicembre, quando ci sono gli ghiacci, quindi non si passa più. A febbraio la notizia esce sulla stampa menscevica e social rivoluzionaria a Praga e a Berlino, cioè come loro fossero stati in grado, se col piccione viaggiatore oppure con le lettere scritte in codice alle mogli e passate Dio sa come, però l'esperienza è quella. Infatti poi Salafchi non si è caduta dai suoi amici perché se ne fa troppo, e questo contrasta con la loro. Però Salafchi è proprio il momento di passaggio, ha delle condizioni poi molto varie di internamento, ma queste saranno varie in tutto il Gulag. Peraltro si salvano moltissimi intellettuali, si salvano da Salafchi, perché vengono messi e a fare lavoro intellettuale, a inventariare tutto il fondo monasteriale, allora a un certo punto vogliono, decidono che devono, vorrebbero fare un museo religioso, perché lì ci sono dei tesori straordinari, e naturalmente non lo puoi far passare con un museo religioso, un paese che proclama l'ateismo, e allora lo propongono con il museo dell'ateismo, mostrando tutte le cose della Chiesa, ma insomma salvano al punto che, cioè, fanno una rivista che è nota in tutto il paese, cioè ci sono veramente, riescono a rimettersi a studiare, e queste sono cose che sono difficili poi da immaginare anche ai campi staliniani, non sarà così, useranno il lavoro come dire, intellettuale tecnico, ma non questo, mentre loro per negli anni 20 a Salafchi è proprio il passaggio, per esempio c'è, poi c'hanno tutti la troupe d'agitazione e propaganda, ma c'hanno tantissimi attori rinchiusi, registi eccetera, fanno delle pièce di teatro che a Mosca sono vietate, e tra l'altro proprio quello che vi posso fare vedere, perché c'hanno delle belle scenografie, sono quelle dell'avanguardia russa, insomma, e le descrizioni di tutti questi spettacoli sono fantastici, del come poi loro si organizzano, poi oltretutto siccome naturalmente quelli della Chiesa erano notoriamente tonti, e uno dei grandi slogan in voga all'epoca era la fabbrica, gli operai, a un certo punto quello della Chiesa lì chiede a questi che, chi vuoi sfruttare se devi fare il giornale del campo, ma puoi sfruttare chi sa scrivere, non è che puoi scrivere tu che sei incapace, e gli chiede di trovare degli lo slogan per il primo maggio di turno, può essere che fosse la festa della rivoluzione, e questo perfido gli fa facciamo Salafchi agli operai e ai contadini, e quindi esce questa bella scritta che ovviamente poi il capo di propaganda è un po' più alto, fa saltare, però insomma Salafchi ha questo regime abbastanza misto, anche naturalmente chi viene spedito ai lavori forzati a lavorare. Allora, all'inizio si prevede che Salafchi alla gente debba lavorare perché il campo si deve autosostentare. Il principio, sono gli anni della NEP, è che tu devi riuscire a assolvere le stesse necessità e non gravare sul bilancio dello Stato. Primo principio. Secondo principio, su questi ci sarà la rottura invece quando nascerà il bilancio, è l'idea che il lavoro comunque sia è uno strumento di rieducazione. Quindi tu in teoria, perché poi oltretutto ci sono un po' di politici a Salafchi, ci sono politici, sono intellettuali, stanno tutti lì, però poi ci sono e poi ci sono tutti quelli che sono considerati criminali più pericolosi, per cui moltissimi prigionieri di diritto comune, e chi non finisce nel brigata intellettuale va ai lavori comuni, che poi sono di vario genere, sono quelli più duri che sono per estrarre la tomba,
quindi nell'acqua e via dicendo, poi la costruzione della ferrovia, però ci sono anche poi i lavori appunto per la produzione, la lavorazione del cuoio per esempio, naturalmente quelli sono molto più, tra l'altro perché in realtà loro ripristinano la vecchia azienda monasteriale, perché il monastero di Salarchia è un'impresa molto, quindi era molto fruttuoso, per esempio il grasso di, non mi ricordo più ora che pesce, di Salafchi era, vince un'esposizione di Parigi, cioè facevano prodotti anche di lusso in un certo modo. Per esempio le aringhe di Salafchi pare che fossero particolarmente buone e venivano mandate o all'esportazione o ai circoli dei negozi chiusi del partito e della LPU. Per cui c'è tutta una produzione, tutta un'azienda, non tutti fanno gli stessi lavori nel campo, non tutti sono ai lavori più duri, e certo non è una passeggiata stare a Salafchi, però ci sono condizioni molto diverse, e questo tra l'altro sarà una caratteristica di tutto il gulag staliniano. Ci sarà una sezione di gulag che faranno i giocattoli per i bambini, a seconda di dove tu vai a finire le condizioni di vita ovviamente sono molto diverse. E che cosa succede a un certo punto proprio a Salafchi, e perché anche Salafchi è in realtà il luogo dove nasce il gulag? A un certo punto ovviamente l'arcipelago è relativamente stretto, piccolo, non è che può offrire lavoro a una popolazione crescente. Nella seconda metà degli anni 20, quando comincia a crescere il numero di internati, e ora vi dirò perché, loro si trovano che, come dire, impiegarli è sempre più difficile, e mantenere senza batter cassa allo Stato, mantenere senza batter cassa allo Stato pure. Perché io credo che il gulag sia, come dire, è parte integrante della rivoluzione dall'alto staliniana, ed è impensabile al di fuori. Perché in realtà che cosa succede nella seconda metà degli anni 20, che è il periodo in cui cominciano a gonfiarsi le prigioni e a gonfiarsi il campo di Salafchi, che porterà a cercare una soluzione che poi sarà il gulag? In realtà i bolscevichi, come dire, nella loro utopia sociale pensano di costruire questo mondo del socialismo, eccetera, però hanno una serie di problemi concreti da risolvere. Intanto l'economia del paese dopo la guerra civile è completamente distrutta, cioè la produzione sta al 10%, c'è la spaventosa carestia del fuoco, eccetera. Quindi inizialmente rimettono in piedi, e questo sarà il senso della netta davanti alle rivolte contadine e alle proteste operaie, la nuova politica economica punta a un ristabilimento di minimo di rapporti di mercato che permettano al paese di risollevarsi, tenendo in mano quelli che sono considerati i reali di controllo dell'economia, le banche, le grandi imprese nazionalizzate, eccetera, attraverso le quali orientare la futura costruzione del socialismo. Una volta finito il periodo di ripristino dell'economia, che avviene intorno al 25, quando grosso modo vengono toccati gli indicatori del 13, che cosa succede? Il problema è che tu devi promuovere una politica di sviluppo. Perché? Intanto perché nella cultura politica bolscevica socialismo e modernità vanno di pari passo. Cioè, la loro visione del socialismo è il socialismo di una società industriale avanzata, non è il socialismo contadino dei poveri e serve. In un paese arretrato come la Russia, questo vuol dire che tu prima di costruire il socialismo devi modernizzare, industrializzare, cioè mettere in moto un processo che, come dire, in tutti i paesi in cui è stato fatto è stato socialmente molto doloroso, perché devi spostare ovviamente risorse dal consumo agli investimenti. Lo potrebbe girare come ti pare, ma questo è poi il processo di modernizzazione. E a questo punto l'Unione Sovietica si trova a confrontare al problema di dove prendere i fondi per investire e per mettere in moto questo processo che loro giudicano, come dire, essenziale, e per la visione che hanno del futuro, e anche perché convinti come sono che ci sarà una nuova guerra mondiale, con il 27 in particolare, con tutte le crisi che ci sono quell'anno, sarà determinante, saranno anche utilizzate, pensano di dover costruire una potenza in grado di resistere all'aggressione. Ora a voi vi farà ridere l'uomo delle
degli incubi dei sovietici, del gruppo dirigente, ovviamente degli anni 20, è che i polacchi li attacchino. Ora uno immagina quanto è piccola Polonia, si ricorda tutti i secoli di storia e pensa, ma ti pare che quelli hanno l'angoscia dei polacchi? E hanno l'angoscia dei polacchi, cioè una sensazione di essere estremamente fragili, l'idea di sentirsi, io credo che sia una cosa fondamentale per capire la storia sovietica, quella che io chiamo la sindrome della fortezza assediata, assediati dal mondo esterno, e da una società in buona parte ostile pure lei, quindi che ti porta a doverti per forza difendere. E quindi, come dire, l'idea che vada avviata una politica di sviluppo non mette dubbi per nessuno. Solo che appunto da dove prendi i fondi per cominciare? Allora, la Russia zarista che faceva? Prestiti esteri, e certo loro non ne possono chiedere manco mezzo. Investimenti esteri, situazione analoga. E quindi l'unica cosa che gli resta da fare è puntare sull'esportazione per poter avere valuta pregiata per comprare macchinari. E che cosa esporta un paese povero e arretrato? Può esportare agricoltura, cereali, e arriveremo alla collettivizzazione, oppure materie prime. Certo, ma le materie prime in un paese come la Russia di quell'estensione hanno una prerogativa dannata. Di essere situati in posti spesso disabitati e difficilissime da raggiungere. Bravo, la Siberia, Norilsk, la voglia, perché poi la Siberia? Che indubbiamente. Però la geografia del Gulag è esattamente questa, il taglio dei boschi, Solovki, infatti. Questo è quello che, come dire, in questo il Gulag è proprio è specifico e è legato alla rivoluzione dall'alto staliniana. E l'idea, e nasce a Salafki che appunto ha, prima di arrivare a questo, quindi nel momento in cui viene lanciata questa politica di modernizzazione e tu cerchi di reperire i fondi, che cosa fai? Loro cominciano, loro hanno una gran paura dei contadini, perché le rivolte contadine erano un pessimo ricordo. Quindi la prima idea ingenua che mi viene in mente è che siccome il socialismo sarà, come dire, la figura storica che lo deve fare l'operaio si sacrificherà spontaneamente per farlo. E quindi la prima cosa che cominciano a fare è fare una pressione sul lavoro per aumentare la produttività e diminuire il salario, a partire dal 26, che viene chiamato il regime d'economia, con un risultato disastroso perché non riescono a risolvere nessuno dei loro problemi, ma si creano un malcontento operaio. Questo per esempio poi si vede attraverso tutti i contratti collettivi, come cercano di imporre questi ritmi sempre più forti. Nel frattempo il famoso Vesenkà di cui parlavo all'origine, che se c'è qualcuno che scrivesse la maggiore storia, produttività a basso salario sempre. Certo, aumentare la produttività più del salario. Il cottimo, l'introduzione del cottimo. L'idea di far girare le fabbriche 24 ore, che poi appunto uno dei tanti macelli che fanno, perché poi sono pure astratti, a un certo punto nel decimo anniversario della rivoluzione, che è un anno critico, il 26 è l'ultimo, quando loro cominciano questa storia del regime d'economia, si cominciano ad avere il malcontento, ma vanno avanti anche perché oltretutto c'è anche la disoccupazione, già dal 27 ricominciano poi le tensioni, aumentano i prezzi, insomma, i fenomeni che si conoscono legati a questo tipo di crisi se tu sposti troppo rapidamente sugli investimenti. E allora per festeggiare i 10 anni della rivoluzione fanno il salto della guaglia, promettono la giornata del lavoro di 7 ore. Non è che l'operaio russo non voleva lavorare 7 ore, ma quello che gli andava molto meno bene era il seguito della frase, con l'intensificazione del lavoro. Anche perché questo significava che loro, per risparmiare il tempo, ma arrivano a delle situazioni assolutamente grottesche, perché tu possa lavorare intensamente 3 ore e mezza e 3 ore e mezza, ti spezzavano il turno. Ora, siccome spesso la gente la abitava lontano dalla fabbrica, il tempo che tornava doveva già ritornare indietro. E quindi si creano un malcontento, ma anche appunto per stupidità, che comincia a, come dire, a farsi sentire. Nonostante irrigidiscono tutte le regole della normativa di disciplina del lavoro, il codice del lavoro, tutto viene inasprito. E nel momento in cui si sente malcontento, loro in realtà cominciano a riutilizzare il solo strumento che sanno usare, cioè la forza. E quindi tu cominci a esprimere.
e metti in moto una spirale lenta inizialmente, che poi prenderà ampiezza, per cui chi può essere in allontanato, chi qua, chi là, più questo crea ulteriore malcontento in chi resta e più tu acceleri le pressioni. Nelle campagne succede una cosa analoga, perché a partire dal 27 loro fanno dei giganteschi, dei grandi progetti, nel 25 cominciano a fare grandi progetti su quanto grano avranno da vendere all'estero. Poi il problema del grano qual è? La Russia zarista esportava grano, ma lo esportava dalle grandi proprietà capitalistiche. Quando tu la terra l'hai divisa, il grano da esportare resta pochissimo, il grano che viene commercializzato crolla, una produzione povera, volta all'autoconsumo. Tanto più se io con quei pezzi di carta che chiami rubli che mi dai non posso manco comprare un chiodo perché i chiodi non ci sono, ma perché io ti devo vendere il grano? Ma farò una bottiglia di vodka in più, almeno me la do. I ragionamenti poi sono ragionamenti economici, non c'è niente dello sciopero dei culachi denunciato da Stalin. E in realtà è una vita quotidiana fatta di una miseria terribile. Cioè tu chiedi il sacrificio all'operaio russo, ma quelli hanno se no il pane da mangiare. Lo zucchero è tenuto per i bambini, cioè se quando uno legge poi quelli il bilancio operaio, quello che uno compra, veramente c'è un grado di miseria che a volte ti viene in mente la classe operaia in Inghilterra di Engels. Cioè sono in una povertà spaventosa. E allora è chiaro. Abbiamo fatto una guerra, l'abbiamo subita, abbiamo fatto la rivoluzione, la ricostruzione, ora uno pensa forse ci fermiamo un attimo e stiamo un po' meglio, no ragazzi, costruiamo il socialismo e industrializziamo a tempi di record, fate i sacrifici. E quelli giustamente dicono ma non ne abbiamo alcuna intenzione e da qui nasce il malcontento a cui si risponde aumentando le persecuzioni. Tra l'altro viene nel 26 viene fatta una nuova edizione del codice penale che reintroduce una serie di reati politici esistenti al tempo dello zarismo, per esempio stabilisce la comparazione tra il delitto commesso e l'intenzione di compierlo, dettaglia e si figuri. Dettaglia il crimine politico, aumentano la PPU, arresta sempre di più. Vediamo se io avevo pensato che sarebbe scritto in modo trovabile i dati degli arresti della PPU. Ormai fra 2 minuti facciamo un piccolo break, professoressa. Ah, lo facciamo quando volete voi? Perché sono quasi le 18. Sì. Va bene, allora finiamo la storia del... Comunque aumentano moltissimo gli arresti della VPU e a questo punto il campo di Salafchi si gonfia e passa. Alla fine del 23, quando è aperto, c'è poco più di 2.500 detenuti, 4.000 irrotti nel 24, nel 25 arriva a 6.700, ma nel 26 arriva vicino a poco meno di 10.000, nel 27 super, arriva quasi a 13.000 e poi nel 28 arriverà a 21.000. Oltretutto aumentano anche appunto le pene date dei tribunali. E a questo punto qual è il problema di Salafchi? Che non è più in grado di reggere e dare lavoro a questa quantità di detenuti. Quante persone c'erano in tutta la Russia in quel periodo? Allora, nei campi, come popolazione? Come popolazione. Oh, come popolazione alla fine degli anni 20 dovremmo essere di 150 milioni. Perché poi avrebbero dovuto essere 168 nel famoso censimento censurato del 37, non c'è arrivano, 148, 100, il censimento del 27 non mi ricordo. No, ma insomma più o meno per avere un'idea. Sì, sì. No, ma poi il campo di Salafchi è solo una parte degli internati, sono i politici. Quelli considerati politici, che non vuol dire che siano politici, o reati più gravi, non vuol dire che lo siano, elementi antisociali, eccetera. Ah, vogliamo farla qui la pausa, cioè vediamo poi perché la ricerca della soluzione di Salafchi porta al gulag. Sì, allora, il primo che viene creato addirittura prima che viene fatta la decisione di creare il gulag proprio a distanza di giorni,
è quello di Uchta Picciora, sempre nel nord, dove, c'è, dove c'era tutta una storia di petrolio, però per essere sfruttato aveva bisogno di investimenti consistenti da parte del potere pubblico, ragione per cui sotto lo zar era stata lasciata cadere. Loro si vanno a ripescare con qualche galera disgraziato che all'epoca ha fatto le spedizioni a Uchta, gli chiedono di organizzarne una nuova e metteranno prima gli impianti petroliferi. Poi da lì, tra l'altro, queste prime spedizioni del Gulag sono organizzate con tecnici detenuti. Otterrete conto che nel 28 c'è il grande processo di Shakti contro i tecnici, gli ingegneri. Un dittatore comincia su tutti quelli che erano i vecchi, la vecchia intelligenza ereditata dagli specialisti, eccetera, che in genere in realtà si oppongono ovviamente all'industrializzazione forzata, perché si rendono perfettamente conto che sfascia tutta l'economia. Tra l'altro, quando tu aumenti i ritmi, eccetera, aumentano tantissimo gli incidenti sul lavoro, aumentano, si rompono i macchinari. Se tu, è inutile che tu importi un macchinario costosissimo se poi non lo sai usare. Però, naturalmente, come dire, la colpa viene scaricata sui presunti sabotatori, crimine di sabotaggio, fra il 27 entra nel codice penale. E quindi questo è uno strumento contro tutti i tecnici della vecchia scuola che spesso finiscono nel gulag, che a quel punto vengono sfruttati per quello che valgono all'interno. Anche tu potresti far fare i suoi aeroplani della seconda guerra mondiale dentro il gulag. E quindi cominciano a costruire questa rete di campi che a questo punto cresce in modo assai intenso. Il suddetto prima si forma una rete di campi a due gironi. Sì, con due gironi. Uno è il campo del Gulag, il lager, quello che i russi pure chiamano lager. Tu sei internato nella sei regole. Attorno al Gulag, oltre ai prigionieri del Gulag, ci sono quelli costretti all'insediamento coatto, adesso c'è primo, che saranno invece il frutto della collettivizzazione, che sono vari milioni di persone, e i due gironi poi verranno unificati sotto la direzione del Gulag nel 31, mi pare, perché anche lì poi ci sono tutta una serie di conflitti interni su chi deve gestire che cosa. Perché chi sono poi quelli che finiscono nel Gulag? Tutti quelli, tra l'altro, la maggior parte sono persone umili, si vede anche dai dati che abbiamo sull'alfabetizzazione, eccetera. La stragrande maggior parte sono contadini, adesso in paese contadino, che arrivano sia nel Gulag a ondate massicce, sia in questi insediamenti speciali che sono uno dei grandi massacri, perché niente è previsto per poterli fare, quindi c'è una mortalità altissima, donne e bambini abbandonati in mezzo alla taiga e costruisciti la casa se puoi. La collettivizzazione che viene lanciata, la collettivizzazione forzata che viene lanciata nel gennaio del 30, con un ordine segreto del della polizia politica del 30 gennaio, prevede che i contadini che devono essere deculagizzati, che poi appunto la nozione di gulag è estremamente, contenuto ricco, è estremamente vaga, e ci rientrano di tutti, non ne sanno la metà poi degli arrestati, devono essere privati delle loro case, privati di tutto, e deportati nelle regioni da colonizzare, cioè il grande nord della Russia, alcune aree della Siberia, il Kazakhstan e in parte l'Uzbekistan per mettere sulle grandi fabbriche del Corona. Però la geografia del Gulag è una geografia produttiva, e poi il primo piano quinquennale, perché ci sono tanti campi vicini alla Russia europea, i campi vengono costruiti attorno a tutti i cantieri. Inizialmente il Gulag affitta la manodopera ai cantieri che fanno strade, che fanno linee ferroviarie, canali. Il canale Mosca-Volga è costruito interamente con la manodopera schiavistica negli anni 30. Un momento importante, quindi con la collettivizzazione viene fatta la prima cosa delle quote, per cui i contadini considerati più accaniti nemici del potere sovietico devono finire nel Gulag, e ne manderanno molti di più, e quella è una bella porzione che va immediatamente a aumentare la popolazione del sistema concentrazionale. Gli altri, quelli di seconda categoria, meno pericolosi, devono essere deportati in queste regioni inospitali per mettere a coltura le terre o per altre attività produttive. Siccome poi non c'è un piano di questo, in realtà succede un macello senza fine, anche perché tutto il processo è retto da due logiche che sono in contraddizione fra loro. Uno, lo strumento punitivo e di terrorizzare, perché la gente faccia il lavoro di finirci a tagli e ti comporti come si deve. E due, l'idea dello sfruttamento economico. Ma le due logiche confliggono,
Per esempio, uno dei primi casi di deportazione contadina che viene fatto nel nord, vicino al Kamensk, appunto, dove è non lontano da Salafkini, questi disgraziati, imbarcati dal sud della Russia, vestiti d'estate, sbarcati a marzo-aprile dopo dei viaggi allucinanti, con la mortalità altissima, soprattutto di bambini, vengono piantati lì in mezzo, anche perché nessuno prevede che tu puoi passare fino alle zone di destinazione, lontanissime, tutto, tu dici ma l'uso economico è una cosa così lontana dove sta, però è pontivo perché lì isoli. Ma tu puoi passare o quando tutto è ghiacciato e allora passi, oppure quando il disgelo è finito, cioè a giugno, quindi questi vengono mollati, e a aprile vicino al Kamensk, dei campi di baraccamenti allucinanti, e muoiono pacchi, perché non c'è da mangiare, oltretutto una situazione critica per gli approvvigionamenti, i poteri locali non li vogliono i deportati, ma chi gli dà da mangiare? A chi lo levi? Lo devi togliere a quelli che stanno lì. In questo c'è una delle storie più terribili, ma che è più tardi, è nel 33 se non sbaglio, su cui c'è anche un testo terribile di Wirth tradotto in italiano che si chiama L'isola dei cannibali, perché quando a un certo punto vengono purgate, una delle purghe, tra l'altro poi il problema è che finché tu mandi i contadini sanno lavorare, quando tu nel gulag cominci a spedire tutti i cosiddetti elementi antisociali, dai piccoli commercianti eccetera, ovviamente hai gli elementi ai marginali, ti trovano una lavoro che non sa lavorare. Insomma, imbarcano da Leningrado sto treno che deve arrivare in Siberia e nessuno lo vuole perché non hanno già da mangiare per sé e alla fine li piazzano in un'isola, un fiume che era forse il Tish, non posso sbagliare, l'isola di Narim, dove non c'è nulla, li abbandonano, non possono andare lì e finisce il cannibalismo. Che poi la cosa viene fuori e tra l'altro questa roba è tutta documentata, perché poi naturalmente quando si sparge la voce la fai in chiesa, certo nessuno ti ha detto portare lì che vi mangiate fra di voi, però alla fine nessuno sa come uscire da situazioni di emergenza continua. E quindi alla fine ognuno cerca la soluzione che gli crea meno problemi, con buona pace di chi ci sta sopra. Per cui questa duplice logica, tra l'altro queste sono le cose che poi fanno sì che il gulag sarà molto meno produttivo del previsto. Quindi, a partire dalla costruzione dei primi campi, con la collettivizzazione e le ondate repressive che si susseguono, il gulag cresce moltissimo. Vi posso dare un po' di dati, vediamo se... pensate solo che Salafkin, che ha 20.000 internati al 1 gennaio del 29, nell'aprile dell'anno dopo ce n'ha quasi 60.000, che arriveranno a più di 70.000 nel dicembre del 30. E poi appunto, non potendo, cominciano a espandersi altrove. Tra l'inizio del 30 e l'inizio del 33, la popolazione del gulag passa da 179.000 a 334.000, il che vuol dire pure che siccome i campi non sono, cioè in genere vengono mandati e poi devono costruire il campo, non ci sono approvvigionamenti, non c'è niente, in questi casi veramente dove capiti può andarti bene ma può andarti malissimo, perché se non c'è nulla la mortalità ovviamente è alta, con la carestia aumenta tantissimo, la carestia che stravolge la Russia meridionale e l'Ucraina nel 33 in seguito alla collettivizzazione, che fa, come dicevo prima, circa 6 milioni di morti, poi le stime ovviamente sono difficili da fare perché nessuno, un villaggio non muore di fame, il registro parrocchiale o comunale non è sempre fedele, bisognerebbe mettere insieme tutti. Ecco, ma a questo punto non ci sono le SS con fucile puntato, non ci saranno i fili spinati, il filo spinato, ma le conclusioni sono quelle. Lo scopo non è lo sterminio. Non è lo sterminio. Come lo scopo della collettivizzazione. Non si fa nulla per eliminare lo sterminio. È una spiacevole conseguenza collaterale. Cioè, voglio dire, quando si muore di fame in tutto il sud della Russia, nel Caucaso del Nord e in Ucraina, Mosca continua a esportare il grano quasi fino all'ultimo. Se l'avessero, si calcola, se avessero esportato meno di morti, ne avrebbero di tanti, perché 6 milioni sono tanti. E quindi sì, in effetti è così, io voglio sfruttare il lavoro forzato, poi le istruzioni sono che uno deve, la dose di quello che tu devi mangiare, sì c'è scritto, ma se non c'è, e non c'è, che vuol dire che poi in parte viene rubato, eccetera, i regolamenti dei campi
se uno li guarda, non sono feroci, però poi la pratica che uno conosce, ecco, tranne piccoli campi in cui si è, una volta, non so, alcune volte sono rimasta scioccata in archivio cercando peraltro altro, trovo una lettera di uno tutto arrabbiato al sindacato e dice, ah, ma quando qua in questa, quando costruiamo il cantiere il gulag avevamo da mangiare, ora che sta in mano non so che ministero non abbiamo più nulla. Ci sono delle realtà anche diverse, però certo che la massa mandata così, senza strutture, senza protezione, è, come dire, la mortalità è per forza altissima, le condizioni sono per forza spaventose. A differenza dei campi nazisti, il gulag è un sistema a porte aperte. Cioè, entri e esci, ci vuoi fino alla seconda volta. Però non è che una volta che sei dentro non hai più la possibilità. Sì, in tutto questo, infatti, io dico un sistema terrificante, mica. E insomma, e quindi i prigionieri del gulag arrivano a 500.000 attorno al 33, con la carestia c'è un grande aumento. Tra l'altro, quando la carestia è particolarmente dura, ovviamente anche un grande anno di mortalità per il gulag. Fra il 34 e il 36 il sistema più o meno si stabilizza, cercano di farlo funzionare, poi arriva il grande terrore e li sconvolge tutto perché naturalmente con le repressioni arriva un flusso, tra l'altro le ragioni perché a un certo punto cominciano a fucilare invece di mandare il gulag, che il gulag non è in grado di accogliere. Non... E arriveranno intorno a 1.500.000 di detenuti alla fine degli anni 30, inizio anni 40, e fino al massimo dell'estensione che è nel dopoguerra alla Corte di Stalin ci sono 2.500.000 di detenuti. E poi c'è il secondo girone che ce n'è anche vari milioni di dei costretti all'insediamento coatto venuti dalla collettivizzazione e poi rimasti a vita costretti dalla collettivizzazione e poi una forma che entra nelle pratiche. Tra l'altro tende conto che questo riproduce ancora una volta anche il sistema zarista, che è un doppio, come dire, due girone. La caturga che erano i lavori forzati e poi le deportazioni. L'idea della collettivizzazione punitiva della Siberia è tutto l'Ottocento, e non ti mettono in un campo, ti mandano in Siberia, dopodiché anche lì non funziona, perché i poteri locali hanno sempre lo stesso problema, il lavoro non c'è, insomma, però l'idea, la struttura è molto antica di questo sistema a due che si conosce poco. L'altra cosa fondamentale che voglio dire, che credo che sia importante, è che in realtà inizialmente il gulag funziona, come vi ho detto, come affittuario di manodopera. Nel 31 comincia invece a diventare uno dei risultati dell'Unione Sovietica Staliniana. Il momento di svolta è il 31, perché viene costruito in tutta fretta il canale del Mar Bianco e del Mar Baltico, che è una decisione economicamente inutile, dovuta politicamente, peraltro non mai potuto utilizzare perché era troppo basso. E a quel punto il gulag si offre di eseguire i lavori e li prende in proprio. Momento di penuria, la pianificazione è un caos senza fine in cui nessuno riesce, tu c'hai l'obiettivo del piano ma non sai come lo devi raggiungere perché non hai mezzi, perché la fabbrica, non puoi fare la fabbrica di oggi con i mattoni di domani, come diceva Bukharin. Il gulag riesce, con i suoi canali privilegiati, a avere e la manodopera necessaria e tutti i materiali e tutti i tecnici. Per cui riesce a costruire a tempi di record questo canale, poi vi faccio vedere fotografie, le alcune sono di roccia, sono bellissime. Gorky fece il primo monumento letterario, un campo di concentramento esaltando la costruzione del canale e la rievocazione dei nemici del popolo, con buona parte degli scrittori sovietici dentro. E quello è il momento in cui il gulag si rende conto che può agire autonomamente e diventa un imprenditore a cui sono affidate delle grandi opere pubbliche. Costruzione di strade, costruzione di ferrovie, canali, come detto prima, Mosca Volga, eccetera, che diventano uno dei compiti prioritari. Ma insomma, alla metà degli anni 30 gestisce il 10% degli investimenti, non sono mica tanto pochi. Con questo problema che il lavoro schiavistico tende a essere poco produttivo, per cui poi ci saranno anche una serie di tentativi interni, per esempio ci sono, ma questo già durante, credo già durante il canale, con la ferrata. Come nel sistema ordinario il tentativo di mettere la cosiddetta competizione socialista, cioè se tu lavori di più, se tu produci di più ti libero prima, ti sconto i giorni, tutti questi tentativi di immettere all'interno di un sistema schiavistico degli stimoli economici che portino la gente a lavorare di più e via dicendo.
E quindi, e anche durante la guerra il gulag aveva un'importanza fondamentale nel produrre armamenti, i tuboli appunto venivano portati lì, e tutti i generi di fornitura dell'esercito, cioè un sistema parallelo che esiste all'interno dell'economia.